Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Malta e oggi siamo qui con un nuovo video. Oggi è martedì e questo vuol dire una sola cosa, ovvero la storiella divertente del martedì. Ovvio, perché se è martedì è del video, vabbè, lasciamo perdere. Ho visto che la storiella delle 2 settimane fa è andata molto bene sia in termini di supporto sia in termini di visualizzazioni e sono molto contento. Direi che questa serie può andare avanti alla grande. Di conseguenza oggi siamo qui con una nuova storiella molto divertente, molto particolare, diciamo, che mi è capitata quando andavo alle scuole medie. Avete già letto qualcosa dal titolo, ma oggi vi andrò a spiegare al meglio. Settimana scorsa il video è saltato, non è uscito il vlog bisettimanale e quest'ultimo appunto uscirà la settimana prossima con un video abbastanza particolare che non vedo l'ora di portarvi sul canale. Detto questo, possiamo iniziare con la storiella divertente, ma prima di far ciò, ovviamente, come sempre, via con la sigla. Ok, ora che mi sono posizionato in alto a destra del vostro schermo o del vostro cellulare, posso iniziare a raccontare questa fantastica storia che mi è successa in terza media. Partiamo però da un antefatto. Qualche giorno prima ero su Windows Live Messenger, oppure MSN, o come lo volete chiamare, che bei ricordi quel programma, soprattutto per i trilli, perché potevi rompere i maroni a tutti e farti rispondere immediatamente, se no partiva il peggio spam di questa cosa che ti andava a rompere un timpano. Ma tornando sul discorso, ero su Windows Live Messenger e stavo parlando con i miei amici, quando a un certo punto mi vidi scrivere dal bulletto di classe. Come già detto in un altro video, alle medie sono stato vittima di bullismo. È stato un periodo della mia vita abbastanza pesante, ma che comunque è riuscito a regalarmi alcune gioie, come per esempio quella che vi andrò a dire adesso. Ero su MSN, appunto, mi scrisse questo cretino, di cui non farò il nome ovviamente, e cominciamo a parlare. A un certo punto incominciarono anche le prese in giro da parte sua. Intanto qualcuno sta tagliando l'erba perché non c'è mai troppo silenzio quando registro. Dicevo, incominciamo a parlare, a un certo punto volarono gli insulti. Per esempio, gli disse che aveva il cervello che si poteva impacchettare in un coriandolo, che è stato un gran bel insulto. L'ho spento ed è stato zitto praticamente per un bel po' di tempo e moltissime altre cose. Diciamo che quest'ultimo non era proprio una di quelle persone con cui potevi parlarci perché aveva davvero il cervello piccolissimo, un discorso non riusciva a sostenerlo. Di conseguenza, una volta spento, più volte è andato a letto piangendo, secondo me, perché non è riuscito a bullizzarmi pure su Messenger ed è andato via. Detto questo, il giorno dopo, o qualche giorno dopo, ora non mi ricordo precisamente, avevamo educazione fisica. Stavamo correndo come riscaldamento e sto cretino incominciò a raddoppiare la mia velocità in modo tale da doppiarmi appunto nei giri della palestra. Ogni volta che passava mi tirava un coppino. Fatto una volta, fatto due, fatto tre. Alla terza mi girai verso il mio compagno che avevo di fianco con cui stavo parlando e gli dissi: guarda, se lo fa un'altra volta io lo meno perché mi ha rotto i coglioni. Ok, sopportare 3 anni di violenza, diciamo, psicologica, ma anche violenza fisica adesso non mi va bene. Di conseguenza, una volta che arrivò il quarto coppino da parte sua, io non ci vidi più, vidi tutto rosso e incominciai a caricarlo come un toro. Non so se guardate wrestling o se l'avete guardato quando eravate piccoli, ma non so se sapete cosa sia la spear. È una mossa stile placcaggio football americano con cui consiste nell'andare con tutto il corpo verso il ventre dell'avversario per atterrarlo. Ecco, io feci la stessa cosa, magari vi lascio un video esplicativo di questa mossa dopo questo discorso. E lo placcai e lo buttai a terra e incominciai a fare quello che gli uomini fanno, ovviamente gli tirai i capelli perché io so fare lista e di conseguenza tiro i capelli. A mia discolpa, lui aveva i capelli lunghi e di conseguenza era molto facile per me tirargli e fargli male, però potevo optare per qualcosa di più pesante come per esempio un cazzotto o un ceffone e non mi ricordo se arrivò a un certo punto della situazione, anche perché comunque io ero un pochino più massiccio di lui in quanto questo qua era abbastanza un segalitico, di conseguenza atterrarlo e stargli sopra era un qualcosa di facile per me. Una volta che ero soddisfatto di questo atterraggio, della tirata di capelli che gli avevo tirato e forse anche del ceffone, incominciarono a intervenire i compagni di classe che incominciarono appunto a tirarmi via da quest'ultimo cretino. Ovviamente, siccome lui era uno di quelli popolari della classe, la maggior parte della gente mi odiò per questa cosa, perché ovviamente siamo tutti dei pecoroni e se uno è vittima di bullismo allora c'è sempre ragione quello che lo bullizza perché non vogliono inimicarsi il cretino della situazione. Ma questo è un altro discorso che devo aver già fatto in un altro video, anche se secondo me sono peggio chi dà ragione al bullo rispetto a chi fa l'atto di bullismo in sé, ma come ho già detto è un altro discorso. Comunque, dopo averlo atterrato e avergli dato una manica di sberle, forse, non mi ricordo bene, comunque un paio di ceffoni dovrei avergli dati, quest'ultimo per un paio di giorni, anzi per un paio di settimane, mi lasciò stare e vissi 2 settimane in modo abbastanza tranquillo e felice all'interno di quella orribile classe, perché è comunque una classe orribile, piena di buglie, piena di gente stupida che, siccome aveva i soldi, credeva di poter fare quello che voleva. È stato bello poter zittire una di queste persone, perché molti di questi bulletti sono tutto fumo e niente arrosto e basta un bel colpo assestato, una risposta fatta bene per farli stare zitti. Ovviamente poi la cosa non è finita, perché questo qui era un
testa di minchia, passatemi il termine, quindi le cose andranno avanti fino alla fine della terza media, ma sono contento di aver fatto questa azione, di averlo zittito, di averlo ammutolito, di avergli fatto anche un po' di male fisico, perché sono un po' stronzo e rancoroso sotto sotto. Mi ricordo che successe anche una cosa simile con un mio amico, perché era un mio amico che a volte si divertiva a rompermi i coglioni, al liceo, in seconda liceo. Cosa successe? Continuava a rompermi i maroni perché giocavo a Call of Duty ai tempi, mi piaceva giocare a COD, mi chiamava camper, sei una rolozza, sei un camper, perché non aveva niente di meglio da fare, allora mi girai verso di lui e lo appesi contro il muro. È stata una cosa bellissima, dopo un po' ha smesso e siamo tornati amici come prima. Non sono mai stato un tipo violento, però l'unica due volte in cui ho reagito in maniera fisica contro le persone sono riuscito a zittirle, perché ok, sopportare, ok, essere una brava persona che odia la violenza, come per esempio nel mio caso, ma dopo un po' arrivi a un livello di sopportazione che non esiste più e di conseguenza ti giri indietro e fai quello che vorresti fare, ovvero appenderli al muro e farli stare zitti. Quindi, diciamo che ho fatto rissa una volta e mezzo, la mia vita è fatta di volte e mezzo, se l'altra volta era due friendzone e mezzo, stavolta è una rissa e mezzo, anche se il fatto più importante è sicuramente quello avvenuto in terza media quando ho atterrato questo cretino qua. Vi è piaciuta questa storia? Fatemelo sapere con un commento qui sotto, fatemi sapere anche voi se avete fatto rissa a scuola, perché sono davvero curioso e voglio sapere cosa vi è successo. Per mia fortuna questa mia azione, mi ero scordato di dirlo, non ha avuto ripercussioni, non sono stato sospeso, non sono stato multato, diciamo, con una nota, e di conseguenza mi è andata anche abbastanza bene per l'azione sciocca che ho fatto. Soddisfacente, ma è stata comunque un'azione sciocca, come ho detto prima. Quindi fatemi sapere nei commenti se a voi vi è successo qualcosa di simile a scuola. Intanto il video si conclude qui, quindi vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale, condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre che in descrizione potete trovare link per i miei social Instagram e Facebook. Passate numerosi perché pubblico numerosissimi aggiornamenti per quanto riguarda sia il canale che alcuni sprazzi di vita privata. Inoltre attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con le ultimissime novità del canale. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!